Sapete qual è la differenza fra questa e questa? Beh, lo spiego in questo video. Ganon! E bentornati ragazzi sul mio canale Gan On, un canale dedicato al mondo della casa. E oggi parleremo di muffa, muffa nera e muffa bianca. Spiegherò le due differenze, cosa sono, da dove derivano e possibili soluzioni. Faccio questo video siccome nei video precedenti ho visto che tanta gente si confonde fra le due cose, mentre nella realtà sono cose completamente diverse. Ma basta seguirmi nel video e capirete le differenze. Iniziamo a parlare di muffa nera. Che cos'è la muffa nera? La muffa nera non è altro che un fungo. E no, non si mangia. Magari crescessero porcini attaccati alla nostra casa. E tipicamente ha quel colorino nero, marrone, a volte anche giallo. Se invece la trovate verde, sono un'altra cosa, quelle sono alghe. E si manifestano in tutte quelle condizioni di forte umidità, ma umidità all'interno della sala. Magari la sala è poco ventilata e quindi c'è poco ricircolo d'aria, o in corrispondenza di ponti termici. Un ponte termico, ad esempio, è una parete non isolata e si verifica tipicamente d'inverno. Fuori fa freddo, noi scaldiamo casa, il muro non è isolato, sulla superficie si crea condensa e da questa condensa si sviluppano i funghi. Quindi sì, è una vera e propria muffa e non fa bene per i nostri polmoncini, perché rilasciano nell'ambiente spore che possono provocare irritazioni all'apparato respiratorio. Tipicamente la muffa nera nelle case messe molto male si presenta così, oppure così, o ancora così. Fortunatamente non ci vuole molto per eliminare il problema, basta consentire una corretta reazione oppure isolare anche la parete fredda per eliminare i ponti termici. A tal proposito ho realizzato anche un video su come eliminare la muffa nera e come prevenire la ricomparsa. Vi metto il link alla fine del video e anche in descrizione, così è più facile trovarlo. Ah, e se non l'avete ancora fatto, questo è il momento giusto per iscriversi al mio canale e lasciare un bel mi piace, mi darete un gran supporto. Yeah! Diverso invece è il caso della muffa bianca. Perché, virgoletto così? Perché in realtà non è una muffa, ma in realtà è salnitro. Sono sali, fondamentalmente. E al contrario della muffa nera, che ha una problematica interna alla sala, questa ha una problematica esterna alla sala, direttamente dal terreno o dalla muratura o dalle parti esterne. Perché il salnitro, o volgarmente chiamata muffa bianca, è causata da umidità di risalita. Per spiegarla veloce, l'acqua all'esterno della nostra casa viene assorbita dalla muratura di casa e per opera dei batteri nitrificanti producono il salnitro che fanno scoppiare l'intonaco. Ovviamente questa muffa bianca non è così dannosa a livello fisico come può essere la muffa nera, perché essendo sali, diciamo, è a livello estetico il problema principale. Però purtroppo ha una difficile risoluzione. Capite bene che se viene dal terreno o se agisce direttamente dal vespaio, altrimenti il problema lo avremo sempre. Anche qui ho realizzato un video su come risanare una parete affetta da umidità risalita. Però se non si va a risalire alla causa del problema, questa problematica comparirà sempre e quindi continuerete a sfornare salnitro come se non ci fosse un domani. Piccola curiosità, l'ho già detto anche in altri video, ma sappiate che il salnitro viene anche utilizzato per la conservazione di carni rosse e anche come combustibile per la polvere da sparo. Se invece non abitate al piano terra, ma abitate al primo, secondo o terzo piano e avete questa problematica, può essere che ci siano delle infiltrazioni di acqua direttamente dal terrazzo o che un tubo sia scoppiato. In questo caso comunque sono problemi, però diciamo che la soluzione non è così difficile da attuare. Basta isolare magari il balcone ed eliminare l'infiltrazione che porta l'acqua all'interno della muratura di casa. Oppure se il tubo è scoppiato, basta ricercare la perdita. E si può presentare così, con questa bella farina attaccata alle pareti, oppure così. Purtroppo però l'umidità di risalita e quindi la muffa bianca può portare anche alla muffa nera, perché assorbendo l'acqua dal terreno e portandola dentro nella muratura di casa, ovviamente l'umidità superficiale è parecchio alta e se si vanno a mettere dentro dei mobili o altre cose, può essere che si sviluppi anche in questo caso la muffa nera. Quindi ricapitolando, muffa nera e muffa bianca. La muffa nera ha origine biologica, sono funghi che producono anche spore, non fanno tanto bene al sistema respiratorio,
ed una problematica interna alla sala. Per risolvere il problema basterebbe una corretta ventilazione o l'eliminazione di punti termici. Isolare la casa. La muffa bianca o salnitro invece ha origine direttamente dal terreno o comunque dalle parti esterne della casa. Per risolvere il problema bisognerebbe andare a eliminare i punti dove la muratura assorbe l'acqua, quindi o rifare vespaio, rifare guaine nel caso la casa sia pian terreno, altrimenti andando a isolare i terrazzi o le finestre dove l'acqua si può infilare dentro nella muratura, o ancora ricercare se c'è qualche tubo rotto. Se avete ancora dei dubbi a riguardo, ho realizzato due video, questo su come risanare una parete malaurata da umidità di salita, vi terrà per 2 annetti, però più o meno un po' il problema l'avete risolto, e qui invece su come eliminare la muffa nera e prevenire la ricomparsa. Con questo è tutto ragazzi, ci vediamo al prossimo video, se non avete ancora fatto iscrivetevi mi raccomando, ciao!